Sei stanco? Vuoi che ti dia il cambio? No. No, ce la faccio. È che ancora non mi ricordo bene. So solo che ero al matrimonio e che era buio e doveva essere ieri. Avrebbe bevuto troppo champagne e ora sei un po' confuso. Capita ai matrimoni. Lo champagne. Lo champagne, c'era una bottiglia dentro la torre, c'erano anche dei bicchieri. Vabbè, ho capito. Qua si batte la fiatca, eh? E poi è arrivato Ferri con suo figlio, hanno iniziato a litigare. Io allora mi sono nascosto, ho spento le candele. Era buio alla torre, ma e come sono arrivato qua? E quando ci sono arrivato qua? Quante domande! Si vede che sei un giornalista. Che cosa hai detto, scusa? Che fai troppe domande e che lavori poco. No, no, ma come fai a sapere che faccio il giornalista? Come fai a sapere quello che faccio? Me l'avrei detto tu prima. No, io non ti ho detto niente. Ma tu chi sei? Come fai a sapere tutte queste cose della mia vita? Dai, Michele, riprendiamo. Aspetta con questi giochetti, basta. Tu adesso mi racconti esattamente tutto quello che sai. Ora passa. Respira. Respira piano. Aspetta. Aspetta, sta succedendo qualcosa. Per favore, aiutami. Aiutami, io devo sapere. Ti prego. Aiutami a capire. Per favore. La verità è così importante per te? Sì. Se mi conosci, sai che è così. D'accordo, Michele. Michele? Ci sei? Michele! Michele! Aiuto! Michele! Che c'è? E per un attimo mi è sembrato di sentir chiamare. Io non ho sentito nulla. Riprendiamo? Così hai una figlia? Sì, ha 3 anni, si chiama Rossella ed è bellissima. Ti somiglia? Mi piacerebbe poterlo pensare, ma non è possibile. Perché? Perché non è mia figlia. Ho capito. E tu questo rapporto come lo vivi? Ti pesa molto? Forse all'inizio di più, adesso mi ci sono abituato, anzi, le voglio ancora più bene e è proprio questo il problema. Se dici che il fatto di non essere suo padre l'hai superato. Vedi, io e sua madre stiamo attraversando un periodo molto difficile. Io ho fatto delle scelte che la stanno facendo soffrire. L'amore non è una linea retta. Ultimamente non riusciamo neanche più a parlare. È rimasto soltanto il dolore e la rabbia. C'è un'altra. Già, c'è un'altra. È capitato anche a me. E io invece pensavo che una cosa del genere non potesse mai capitarmi. E con chi avevi fatto un patto? Col destino? Io non avrei mai voluto far soffrire Silvia. Il nostro desiderio di avvicinarci alla felicità ci fa procedere per tentativi. Ci fa sbagliare. E poi a soffrire sono proprio le persone alle quali vogliamo più bene, giusto? La prima responsabilità ce l'abbiamo verso noi stessi. Verso la nostra vita. Dobbiamo sforzarci di essere autentici, sinceri. Sì, lo so, però io invece non ho mai pensato in questo modo. Io credevo che l'equilibrio, la razionalità... E poi di fronte all'imprevisto, i principi crollano. Perlomeno tu le tue scelte le hai fatte. Io questo coraggio non l'ho mai avuto. Sì, ma tanto poi alla fine non cambia nulla. Rimane il fatto che ho distrutto la vita di Silvia e che Rossella non avrà mai una famiglia. Perché? Tu resti sempre suo padre. Meglio perderlo un padre come me. Parli come uno che ha smesso di lottare. La ferita è profonda. È profonda, sta perdendo molto sangue. Che succede? Raffaele, ho bisogno del tuo aiuto, dai. Che devo fare? Devo tamponare la ferita, devo tamponare il sangue, dai. Vado a prendere una asciugamano. No, 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 troppo tempo, dammi la tua camicia. Sì. Devo fermarlo subito. Sta morendo, è vero? Dai, l'ambulanza sta arrivando, tua madre è rimasta apposta per le strada. No. Ma non vedete quanto sangue? È inutile! Sta morendo, Michele, sta morendo! Perché? Perché? Ma guardami, Michele è uno che non molla, ce la farà. Hai capito, Emma? Dai, ripetilo con me, forte. Michele, ce la farà. Ce la farà, ce la deve fare.
Dai. Ha perso moltissimo sangue, l'emorragia ancora non si arresta, però credo che il polmone non sia definitivamente compromesso. Grazie, dottoressa, ora ci pensiamo noi. Scusi, dove lo portate? Al Regina Mundis, è il più vicino. No, no, Regina Mundis non è attrezzato per emergenze del genere. Sì, ma non possiamo perdere tempo. Senta, io sono un medico del San Filippo, ho già fatto predisporre per l'intervento. Portatelo lì. Faccia come le dico io, per favore. Va bene, forza, andiamo. Anche per me fu la stessa cosa. Allora è così che succede? Il passaggio è il momento più difficile. Ma nel tuo caso non è ancora definitivo. Se penso a tutto il tempo che ho sprecato. E tutte le cose che ancora non ti ho detto. Lo sapevo. Non era possibile, non poteva finire così. Ho paura. Ma perché io? Amore, io sono qui con te. So che hai paura. No, neanche lei può sentirti. Ma ora dobbiamo andare in ospedale. Io non posso stare senza di lui. Non posso. È successo subito dopo il matrimonio. Te lo ricordi adesso? Mi ricordo che stavo aspettando Elena e... che dovevamo brindare. Ormai era buio, i fuochi erano finiti e... Non è detto. Ma allora perché sei qui? Perché proprio tu? Mi hai detto che sono passati 20 anni, ma invece sono 18. Infatti, era il 1985. La vigilia di Natale. Il giorno in cui ti vidi per l'ultima volta. Il giorno in cui ti uccisero. Mi ricordo quando fu scattata. Era la prima cosa che mettevo a posto in ogni trasloco. Poi una sera ci hai raggiunti a Procida e non ti aspettavamo. Per me è stato come un avvenimento. Mi piaceva quella casa. La Bougainville gigante. Si vedeva il mare da tutte le finestre. Mi avevano mandato a Napoli da poco a fare l'inviato. Io mi stavo specializzando nella costruzione di castelli di sabbia. Allora mi ricordo che quella notte andai a dormire molto presto in maniera tale che il giorno dopo arrivasse subito, perché tu mi avevi promesso che avremmo costruito il nostro castello. Quando ti mettevi in testa una cosa. E in quello non sono cambiato. E come venne? Il nostro castello. E come venne? Il giorno dopo mamma mi disse che tu eri dovuto partire. Beh, ne avremmo fatti altri. No, mi deve essere passata la mania perché non ne ho più costruiti. Mi dispiace. E poi sono diventato giornalista. Anch'io. E ora so come funziona. Silvia mi aveva messo da parte tutte le mie cose, solo che non passavo mai a prenderle. Le guardie ti sembra strano di averle conservate, non lo so, dopo un po' ti sembra che non contino un granché. Si vede che ce ne sono altre che contano di più. Bella questa casa. Di quelle che hanno personalità. Un caos, vuol dire. Anche la tua famiglia è bella. Evidentemente non mi sono bastato. O forse non era scritto. Non era scritto. È la seconda volta che parli di destino. Capisco che la circostanza si presti, però sinceramente da te mi aspettavo qualcosa di più. E va bene, è colpa tua. Hai buttato all'aria un matrimonio. Non sei mica il primo, sai. E il lavoro? L'enfant prodigio del giornalismo, quello che fa tutto bene? Tutte cazzate, tutte cazzate. Anche il libro su di te, non sono riuscito a finirlo, niente. Hai tempo per celebrarmi. Francesca, invece.
Non può dire la stessa cosa, io... Io avrei dovuto capire, io... Avrei potuto salvarla. Era una brava giornalista. E conosceva i rischi del nostro mestiere. E Silvia? Era il suo migliore amico, però evidentemente... Evidentemente questo non è servito, non è bastato. Sto pagando tutto, vedi, tutto. Errori che si ripetono, fantasmi che ritornano. Staranno tutti meglio senza di me, sì. Anche Elena. Elena. È molto bella. Capisco che possa averti fatto perdere la testa. Non è solo bella, vedi? Lei riesce a vincere le mie difese, la sua risata mi arriva dentro ogni volta, mi scoppia, mi sorprende, mi scopre. Non lo so, solo con lei riesco a sentirmi vivo, libero. E allora riparti da questo. No, non posso, con lei non posso fare del male, non se lo merita. Perché mi guardi? Ora sono io che mi aspettavo di più da te. Più di un nobile sacrificio che ti faccia passare dalla parte delle vittime. Sai qual è la verità? Che le cose non sono andate come tu prevedevi, anzi come tu pretendevi. E ora ti stai arrendendo, Michele. Ti stai arrendendo. Ma perché non ci dicono niente? No, Elena, per favore, stai calma. Appena ci sono novità, Ornella ce le farà sapere. Devi stare solo calma. Può succedere un'altra volta, no? Marisa, ti prego, calmati. Vuoi qualcosa? Chiamo un'infermiera, ti faccio portare un sedativo. Anche suo padre me l'hanno ammazzato così. Non può succedere di nuovo, no? Michele era preoccupato perché non potevo accompagnarlo al matrimonio. Aveva paura che ci rimanessi male. Elena, dai. Io gli ho detto di non preoccuparsi, ma non era vero. Elena, ti prego. Ma quando mai io mi arrendo? Lo dovevo trovare un modo per starle vicina. Raffaella, portalo un po' fuori a prendere un po'. Lascia stare, su. Sono stata io che l'ho fatto andare alla torre. È colpa mia. È colpa mia. Oh, ma l'avete visto? L'hanno operato? No, lo stanno operando e non sappiamo niente. Aldo, dobbiamo pregare per lui tutti. E perché? Io sono tranquillo. Michele non mi fa una cosa del genere. Non me la può fare. L'operazione è finita. Sì, vabbè, se stiamo zitti forse riesce a parlare. Ho parlato col collega che lo sta operando. È un ottimo chirurgo, il migliore che abbiamo. E mi ha garantito che farà il possibile. Dottoressa, questo discorso non mi piace. Che significa farà il possibile? Voi dovete salvarlo. Io ho bisogno di sapere come stanno le cose. Voglio la verità, per favore. È che noi speravamo che la ferita non fosse così profonda. Purtroppo il polmone sinistro è stato trapassato. E c'è anche una lesione del pericardio. Insomma, la situazione è grave. Bisturi. Procedo con l'incisione. Aspirare. Ancora, c'è troppo sangue. L'hanno ridotto proprio male. Pressione nella norma. Battito regolare. Ci siamo. Ecco il punto dell'emorragia. Ho cercato solo di fare del mio meglio, cosa c'è di sbagliato? Niente, se poi accetti di poter fallire. Perfetto, se inizi così sei sconfitto in partenza. E invece ragionando così che non vincerai mai. Ti affidano un'inchiesta importante. Che fai? Lasciamo perdere, dai, per favore. Andiamo. Non è una domanda difficile per un giornalista esperto come te. Sei o non sei il figlio del grande Ettore Martini? Appunto, lo sai meglio di me. Mi piace sentirlo da te. Per favore. Raccolgo il materiale, attingo a tutte le fonti, vado sul posto, faccio domande, verifico le fonti, incrocio le ipotesi, ricostruisco il quadro. Perfetto, sei pronto, ce l'hai messa tutta e sai di aver fatto un buon lavoro. Ma alla fine qualcuno ti soffia l'esclusiva. Allora che fai? Molli tutto o pensi di rifarti la volta successiva? Non sei un santo, Michele, né un eroe. La perfezione che cerchi non esiste. Oh, questo è soltanto un alibi. Così ti sei sempre giustificato, così ti sei sempre assolto. È vero. Con te e con tua madre ho fatto tantissimi errori. Ma non ho mai permesso a niente e a nessuno di allontanarmi da voi. Valla a dire a lei. Nei momenti importanti c'ero. Ce lo dici tu. Quando mi hanno sparato, per chi credi che abbia lottato con tutte le mie forze fino all'ultimo? La vita me l'hanno dovuta strappare. Io non l'avrei mai mollata. Vuol dire che eri molto più forte di me.
perché io non ce la faccio. Non ce la faccio più. Ti do l'onore di richiudere, Mimmo. E posso mai sottrarmi? Va bene, professore. Chiudiamo. Filo. Dai, che abbiamo fatto un buon lavoro. Ma che ora è? Ci siamo meritati un cappuccino? Ah, lei di sicuro. Eppure una targa. Stava conciato veramente maluccio. Vado a parlare con la Bruni. Mi aveva chiesto di darle notizie. Vada, vada. E la consoli pure per noi, la Bruni. Professore. 90 su 60. E scende ancora. Che facciamo? 60 su 50. Professore. Ma che diavolo sta succedendo? Che facciamo? Epinefrina, epinefrina. Forza. Avanti, ti sei già stancato. Su, non vedi che non è neanche cominciato. Basta, che altro vuoi da me? Che altro devo fare? Devo portare tutto il mare dentro a quel maledetto buco? È assurdo, è come se, Dillo. Dillo, ora lo sai. È come pretendere di controllare tutto. È come pensare che la mia vita sia perfetta, ma io non sono perfetto. Non sono perfetto. Che peso che ci siamo portati dentro, eh? Io non sono perfetto. Nessuno lo è. Sarebbe tutto inutile. Irreale. Che devo fare? Che devo fare? Perdonati. Accetta i tuoi limiti. È soprattutto per quei limiti che vale la pena di lottare. Quanta strada ho dovuto fare per arrivare fino a qui? Quanto? Ho sempre camminato al tuo fianco. E continuerò a farlo. No, no, aspetta. Aspetta, non te ne andare. Per favore, non te ne andare. Io ho ancora bisogno di te. Ora dipende da te, figlio mio. La scelta è tua.